appassionati di basket, amici della Pallacanestro Cantù, ben ritrovati dalla redazione sportiva del giornale di Como. Siamo qui per presentare un evento speciale che vedrà protagonista proprio la squadra canturina. Fermo il campionato di Serie A1, infatti i fari sono tutti puntati sulle Final Eight di Coppa Italia che dal 15 al 19 febbraio vanno in scena nella cornice prestigiosa di Firenze. Tra le 8 migliori squadre che si sono classificate al termine del girone d'andata del massimo campionato, anche la Red October Cantù, che da domani sarà in campo con una maglia speciale e uno sponsor per l'occasione, targato Mia. Cantù che domani avrà un quarto di finale a dir poco speciale, una grande classica del basket italiano che la vedrà di fronte contro la EA7 Olimpia Milano, un derbissimo che si rinnova per la nona volta alle finali di Coppa Italia, la seconda nelle Final Eight. L'unico precedente positivo è quello del 2003, quando l'Oregon, allora Oregon Cantù, sconfisse la Pippo Milano e si qualificò per le semifinali. Addirittura quell'anno arrivò alla finalissima perdendo contro la Benetton Treviso, un precedente che rincuora i tifosi e anche la squadra di Marco Sodini, che arriva con qualche acciacco visto che mancherà sicuramente il bomber col Peppa, fermo per un infortunio, e avrà come appunto acciaccati anche i lunghi Thomas e Cosariol, che stringeranno i denti per esserci, visto che proprio sotto le plance e dentro l'area pitturata potrebbe essere una delle chiavi, i duelli principali per l'esito della partita. Ma veniamo anche ai numeri che vedono Cantù alla 12ª partecipazione a questa Coppa Italia, un trofeo che non ha mai vinto, è arrivata ben 3 volte alla finalissima perdendole, quindi diciamo che sarà un motivo in più per il team di Marco Sodini per provare, chissà, a sognare e andare più lontano possibile, come lo stesso coach ha detto in sede di presentazione, visto che ha assicurato che la sua squadra, tra cui molti esordienti, compreso lui stesso, guarderà in faccia Milano con aria e occhi da guerriero e non da codardo. Ovviamente Milano si presenta con i favori del pronostico, con una squadra che ha già vinto il confronto diretto nel match d'andata sotto Natale al Forum in campionato, e ovviamente si presenta con una corazzata costruita per giocare in Eurolega, una corazzata profondissima, come ha detto Marco Sodini, che si può permettere il lusso di avere come 12° e 13° giocatore gente come Pascolo e Marco Cusin, che in qualsiasi altro roster potrebbe giocare in quintetto. Proprio Marco Cusin è uno dei 4 ex illustri che affronteranno l'avversario Cantù oggi, domani, e ci sono con lui Marco Cusin, appunto Andrea Cinciarini, l'ex capitano Abia Bass e l'indimenticato Vlade Mizov. Tutti ingredienti che fanno della partita di domani, del quarto di finale, una partita senza pronostico, diciamo. Ovviamente Cantù non parte da favorita, visto che Milano è uno squadrone, ma diciamo che in 40 minuti potrebbe succedere di tutto, come ha detto lo stesso Simone Pianeggiani, un veterano, visto che ha vinto ben quattro volte la Coppa Italia con Siena, uno dei grandi nemici quindi del popolo canturino, tra virgolette nemico, perché ovviamente stiamo parlando di sport. Non mi resta che augurare una grande partita, ricordando che la vincente del confronto Cantù-Milano sabato affronterà la vincente del confronto tra Brescia e Virtus Bologna, che andrà in programma anch'essa domani. La finalissima invece, che assegnerà l'edizione 2018 della Coppa Italia, invece si giocherà sempre a Firenze domenica alle ore 18. Appassionati di basket, amici della Pallacanestro Cantù, non mi resta che augurarvi un buonissimo derby di domani, ma soprattutto una buonissima Coppa Italia a tutti.